Ciao ragazzi, buone feste, buon periodo natalizio a tutti voi e a prescindere da quanto uscirà questo video, buon Natale. Purtroppo, come avrete visto ultimamente, il canale è un po' spento, sto facendo meno video del solito, spero che ad anno nuovo riuscirò a riprendere un buon ritmo. Ma oggi non dilunghiamoci in chiacchiere inutili perché ho intenzione di parlarvi di Spider-Man No Way Home, il terzo capitolo della saga dell'Uomo Ragno dell'MCU, interpretato da Tom Holland. Ho visto il film il primissimo giorno di uscita in Italia, ovvero il 15 dicembre, che per me è ieri. Oltretutto il primissimo spettacolo disponibile nel cinema locale della mia provincia, ovvero alle 3:30 di pomeriggio. E nonostante ciò, nonostante fossero le 3:30 di pomeriggio e fosse un giorno feriale, la mia sala era piena e comunque Spider-Man veniva riprodotto in tantissime delle sale a disposizione del cinema. Perciò, se non avete visto Spider-Man No Way Home, non proseguite con la visione di questo video, perché ovviamente farò degli spoiler e, come penso anche voi, io non voglio spoiler, nessuno vuole spoiler, voi volete spoiler? No. Bene, mango io. Allora ragazzi, ovviamente le mie sono ancora impressioni a caldo, perché comunque l'ho visto ieri e probabilmente col trascorrere dei giorni, delle settimane, del tempo in generale, a mente fredda potrei rivalutare alcuni aspetti del film, ma comunque la mia impressione generale di certo non cambierà. È un film che... mi è piaciuto molto. A parte gli scherzi, ho apprezzato moltissimo questo film. Probabilmente, a conti fatti, è il migliore della trilogia con Tom Holland. È il migliore da molti punti di vista perché è essenzialmente un film che si prende molto più sul serio. È un film che alla sua componente comica aggiunge tutta una drammaticità che nei precedenti due film non c'era. O meglio, c'era, ma in parte molto contenuta. Una premessa che probabilmente è opportuno fare è che a livello soggettivo lo Spider-Man che preferisco è quello di Tom Holland. A seguire quello di Andrew Garfield e in fondo quello di Tobey Maguire. Lo so, è molto unpopular come opinione, come presa di posizione, però, che devo dire, sono i miei gusti, probabilmente di questo parlerò in un video apposito se deciderò di farlo, ovvero mettere a paragone le tre trilogie e magari affrontare tutti i vari film, che sono 3, 6, 2, 8. La tua matematica è sconvolgente. Dunque, in Far From Home già cominciamo a vedere un certo sviluppo del personaggio di Peter Parker, perché lo vediamo combattuto, perché lui comunque, ragazzi, è un sedicenne, è un ragazzino. E nel secondo film comincia a sentire il peso di questa doppia vita, una doppia vita che a molti altri supereroi ha creato problemi, ha stravolto completamente la vita, e questo è un ragazzino che si trova nella stessa situazione, che inizialmente la vive diversamente, in modo più leggero. Lui vorrebbe che gli Avengers, che Tony Stark in Homecoming, lo chiamino per fare le missioni, per fare le cose, ma in Far From Home comincia a maturare, comincia a capire che lui vorrebbe altro, vorrebbe non mettere in pericolo tutti i suoi amici e le persone a cui tiene semplicemente perché lo conoscono, semplicemente stando vicino a loro. Lui vorrebbe vivere una vita normale, vorrebbe innamorarsi della ragazza, di Zendaya, aver modo di parlarle, di baciarla, di dichiararsi. E questo non riesce a farlo essendo Spider-Man, ed è essenzialmente il motivo per il quale alla fine decide di dare gli occhiali a Mysterio, è il motivo per il quale Mysterio riesce a manipolare Peter. In questo No Way Home invece si aggiunge ulteriore drammaticità, in particolare ovviamente con la morte di Yamete. Molti ritenevano che la figura dello zio Ben, che in questi film dell'MCU non è stata presente, non è stata approfondita come nelle altre due saghe, fosse stata sostituita in qualche modo da Tony Stark, che faceva da mentore, da patrigno a Peter. Ma in realtà, ragazzi, con questo film scopriamo che in realtà è la zia May la vera sostituta dello zio Ben. È lei il lutto primordiale,
o meglio no, perché anche qui è morto lo zio Ben, anche se solo se lo accennano soltanto, però è lei il lutto primordiale che dà il via alla storia, alla parte più canonica della storia di Spider-Man che conosciamo. Alla fine di questo film, Peter si ritrova nella condizione in cui erano inizialmente Tobey Maguire e Andrew Garfield. Peter è nel Queens, vive da solo, nessuno sa chi è, non ha quindi più gli amici, non ha quindi più gli Avengers, non ha nemmeno più il suo amico, la sua ragazza. Si ritrova in questa stanza di un albergo scadente con il classico tizio del Apipo. Si ritrova da solo con il costume delle origini, rifatto da lui, ricucito, che si ispira un po' a quelli di Garfield e di Maguire, quindi senza più la tuta in nanotecnologia. Dato che ormai è stata confermata una nuova trilogia di film dedicati allo Spider-Man di Tom Holland, altri tre film, io mi aspetto che nel 4 ci sarà questa sorta di richiamo alle più iconiche origini di Spider-Man. Anche lo Spider-Man di Tom Holland nel quarto film lo vedremo vivere le situazioni che ha vissuto Tobey Maguire, a partire dal suo primo film e in parte leggermente modificata anche Andrew Garfield. Dunque, per tutti quelli che non apprezzavano lo Spider-Man di Tom Holland, in particolare perché un po' aveva ignorato queste origini, le aveva messe da parte, probabilmente col quarto film un po' sarà soddisfatto. Personalmente una cosa che a me non aveva dato fastidio, perché abbiamo già visto due volte questa trasposizione di un determinato tipo di Spider-Man con le altre due saghe, quindi lo zio Ben viene ucciso indirettamente per colpa di Peter, la zia May anziana che senza perde di saggezza, invece di ripeterlo per la terza volta, l'MCU ha deciso di omettere questa parte e di passare ad un Peter che comunque vive anche in un universo completamente differente, perché Tobey Maguire e Andrew Garfield erano gli unici personaggi con superpoteri nel loro universo. Qui invece ci sono gli Avengers, qui Peter non è mai da solo, anche perché semplicemente non è l'unico eroe nel mondo. Quindi per tutti quelli che si lamentano, ma qui Peter è sempre affiancato da qualcuno, prima da Tony Stark, poi da Nick Fury, che non è Nick Fury, poi da Doctor Strange. Ma questo succede semplicemente perché è così che funziona l'MCU, ha proprio una struttura diversa a livello di narrazione. Sarebbe stato strano, è in alcuni punti anche un po' strano in generale nelle opere dell'MCU quando non ci sono questo tipo di crossover. Perché ad esempio vedere una Vedova Nera o un Occhio di Falco o anche uno Spider-Man che combatte nemici che potrebbero fare danni incredibili, addirittura magari anche a livello globale, è strano, è un po' forzato il fatto che altri Avengers che risolverebbero quei problemi in un battibaleno che non ci siano. Quando ti fanno la scusa del Captain Marvel è in un altro pianeta, sta facendo cose, Thor non è raggiungibile, Hulk non si sa dov'è. Cioè, quindi di contro a me è un po' quello che stona in alcuni momenti, non il fatto che ci siano e che quindi Peter non cammini da solo, come dicono alcuni, mentre a conti fatti nel primo film Tony Stark e nel secondo Nick Fury non rubano la scena a Peter, lo accompagnano, sono parte del suo percorso evolutivo, ma non è che gli rubano la scena, che lo mettono in ombra, è comunque un film su Peter Parker e Spider-Man alla fine riesce a risolvere da solo i propri problemi. Per quanto riguarda, tornando a No Way Home in senso stretto, i villain mi sono piaciuti molto. Ha sollevato diverse incongruenze narrative, perché ad esempio mi chiedo, ma adesso le saghe originali hanno subito modifiche? Cioè nelle saghe originali non sono più morti Octopus e Osborn ad esempio e sono tornati vivi? Però il figlio di Osborn è morto? Però allora se sono tornati vivi, quella linea temporale in cui sono morti non esiste più, perché è stata riportata indietro al punto in cui loro non muoiono ma tornano vivi e poi riparte, si scrive un nuovo continuo della storia. Ma in questo senso gli Spider-Man di Tobey Maguire e di Andrew Garfield, quelli che abbiamo visto in No Way Home, non esistono più perché la loro linea temporale è stata riscritta. Quindi solleva un po' di incongruenze narrative che non so come o anche se tenteranno di spiegare. Perché comunque potrebbero anche dire, ok, la linea temporale classica, quella quindi i film di Sam Raimi come sono sempre andati, i film di Andrew Garfield come sono sempre andati in origine, quelli rimangono immutate. Poi da queste si sviluppano altre linee, una in cui Osborn è vivo, una in cui Octopus è vivo, quella originale in cui c'è il Tobey Maguire e l'Andrew Garfield che abbiamo visto, eccetera, eccetera.
È un po' complesso perché comunque l'MCU non è mai stata brava a gestire i viaggi nel tempo, gli universi paralleli, le linee temporali, ha sempre fatto un po' di confusione, le sue opere si contraddicono a vicenda, quindi se decideranno mai di fare chiarezza, non riesco ad immaginarmi come potrebbero fare. Ma comunque, insomma, non ci spero neanche troppo, perché comunque non sono film da guardare con la mente di dover voler trovare collegamenti fantascientifici super coerenti, perché non è quello lo scopo dei film, palese. Ci provano un po' a far collegare tutto, ma non è quello lo scopo dei film. Oltretutto, e questa piccola parte spoiler anche della serie Hawkeye, Occhio di Falco, avrei voluto tanto vedere prima l'episodio 5 di questa serie che il film, cosa che avrei potuto fare perché l'episodio è uscito la mattina di ieri, del 15 dicembre. Ma sinceramente ho preferito dedicare quella giornata a concentrarmi solo su Spider-Man e a non farmi confondere da troppe altre cose. Mentre invece c'è un dettaglio, una chicca molto interessante nell'episodio 5, che a parte, vabbè, l'introduzione di Kingpin di Vincent D'Onofrio, che in qualche modo avrebbe potuto farci capire ancora di più che avremmo visto il Daredevil di Charlie Cox nel film. Ma soprattutto una battuta, cioè una battuta o un riferimento che fa Yelena Belova alla Statua della Libertà, dicendo che gli piacerebbe visitarla perché non l'ha mai vista. Statua della Libertà che poi verrà citata anche all'inizio, mentre vediamo i titoli di testa, da J. Jonah Jameson. E poi alla fine vedremo che appunto ci si svolge la battaglia finale in Spider-Man No Way Home. In conclusione, questo film non mi è dispiaciuto affatto, ha rispettato le mie aspettative, soprattutto nel cosa, non tanto nel come, perché nel come non avevo chissà quali aspettative, sapevo cosa aspettarmi, però non sapevo in che modo l'avrebbero sviluppato. Non sono rimasto assolutamente deluso. Ultima cosa davvero, ultima opinione sui villain, secondo me l'hanno gestiti molto bene. Ovviamente spiccano Osborn e Dottor Octopus ed Electro e diciamo che la lucertola, Lizard, è un po' sottotono, sembra quasi l'abbiano messa lì giusto perché era anche lui un villain, dovevano metterlo. Però è stato abbastanza macchietta. Per quanto riguarda invece i nostri personaggi dell'MCU, quindi Ned, Zendaya, anche la zia May e soprattutto Tom Holland, hanno avuto un'ottima caratterizzazione secondo me. E con Ned, che probabilmente non appena si risolverà questa cosa della memoria, perché tanto si risolverà, io penso che in qualche modo diventerà uno stregone, si avvicinerà alla via di Doctor Strange. E con la zia May, che se nei precedenti due film aveva avuto un ruolo più secondario, poco rilevante, quasi non canzonatorio, però insomma quasi come se fosse diventata una spalletta comica, la zia buona che dimostra meno ambiti che ha. Qui ha avuto sicuramente un ruolo molto più importante. Perciò, ragazzi, il film mi è piaciuto. Non so dare ancora un voto, indicativamente penso che darei un 8, ma comunque i voti, ragazzi, sono relativi, perciò è un film che ho apprezzato. E voi, vi è piaciuto questo film? L'avete già visto? Se sì, scrivetelo nei commenti, ditemi magari la vostra, contrassegnando i commenti come spoiler, possibilmente, a meno che non guardate questo video mesi dopo. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video, all'anno nuovo. Vi auguro anche un buon anno. E il 1º gennaio, salvo imprevisti incredibili dell'ultimo minuto, uscirà un video breve, particolare, ma interessante. Ciao!